sotto emergenza è passato di tutto e quindi poi la propaganda ha fatto il resto. Però tu, che sei un filosofo e anche uno studioso della storia, ecco, anche nel passato accadeva questo, i cavalli di Troia erano altri, le scuse per dominare sui popoli erano altre e sono state tutte poi, compreso il cavallo di Troia, alla fine non è andata benissimo. Quindi la storia ci racconta che poi il bene ha sempre trionfato, mettiamola così, ok? Anche questa volta può accadere, cioè, quanto secondo te, anche basandoci su quello che è accaduto nel passato per i tuoi studi, quanto può reggere ancora la favoletta dell'emergenza a tutti i costi? Prima la salute, poi il clima, poi adesso se non riuscirà, ci hanno già promesso, minacciato, anzi direi con quel video che abbiamo visto prima, sarà l'acqua, poi magari l'aria, poi probabilmente la nostra stessa vita, non lo so. Ecco, ma quanto può durare? Quanto la gente può ancora credere alla balla? Riscontro un forte ottimismo metafisico degno di Hegel, caro Fabio. Pensare che alla fine vinca sempre il bene è auspicabile, ma è un forte ottimismo metafisico degno di Hegel, davvero, e che voglio condividere anch'io, almeno come prospettiva ideale per non ammutolire nella disperazione. Però, diceva Mark Twain che è sempre più facile ingannare le persone che mostrare loro che sono state ingannate. Quindi, nel tempo che le persone vengono risvegliate dall'inganno, l'inganno è già stato perpetrato e ha prodotto i frutti per cui era stato progettato. Ora, il compito fondamentale del pensiero critico è proprio quello di smascherare i rapporti di forza e i diagrammi del potere, nonché le modalità con cui esso si esercita. E direi che il compito oggi più che mai evidente è quello di mostrare come l'emergenza sia un metodo di governo, un ars regendi, possiamo anche definirla. Ed è evidente che siamo entrati nel tempo dell'emergenza o della permacrisi, come è stata definita e come apertamente ci dicono, senza infingimenti. Ora, quello che andrebbe discusso di questo dispositivo, anzitutto, è il fatto che non c'è emergenza al mondo che possa mettere in mora i nostri diritti e le nostre libertà. Molto spesso si è sbagliato affrontando la questione del coronavirus, ad esempio, discutendo in termini puramente medico-scientifici, se fosse più o meno letale il virus, se fossero più o meno benefici i vaccini, ma non era questo il punto. Il punto era che non era ammissibile la strategia politica messa in atto, cioè le limitazioni delle libertà, la compressione dei diritti, e molti altri dispositivi che abbiamo conosciuto e che in una condizione di normalità mai sarebbero stati accettati e che invece grazie all'emergenza vengono imposti, accettati e magari anche invocati dalla popolazione stessa, impaurita. Ecco, perché l'altro elemento che vorrei convocare nella nostra discussione, oltre all'emergenza, all'autoritarismo, alla riduzione degli spazi democratici, è la paura come metodo di governo. Il potere usa variamente combinandoli la paura e il divertimento. La società contemporanea credo che ne faccia ostentata esibizione. Da un lato il divertimento della società dello spettacolo e della distrazione di massa e per un altro verso la paura come arte di governo, la fobopolitica potremmo definirla. Le masse impaurite regrediscono a uno stato di minorità e sono disposte a subire letteralmente tutto pur di fare salva la nuda vita, tema sul quale Giorgio Agamben ha svolto preziose riflessioni. Quindi, se passa l'idea per cui la nostra nuda vita sia messa a repentaglio dall'emergenza climatica o da quella epidemica, noi pur di farla salva siamo disposti a rinunciare a tutto, al lavoro, alle libertà fondamentali, ai diritti. Perché questo è un altro punto, direi, di una crisi epocale che stiamo vivendo. Lo dico in termini molto semplici. L'uomo occidentale non crede più in nulla se non nella sopravvivenza del proprio corpo e in suo nome è disposto a rinunciare a tutto. Una prospettiva di questo tipo sarebbe stata impensabile nella civiltà cristiana o nella civiltà ellenica, dove vi erano dei valori immanenti o trascendenti, in ogni caso ideali, che venivano prima in ogni caso rispetto alla semplice sopravvivenza del proprio corpo. Non si spiegherebbe il martirio dei cristiani o il sacrificio delle Termopili, ad esempio. O anche in tempi più recenti il sacrificio di chi ha dato la vita anche per questo paese, con la resistenza, con le guerre di indipendenza, con tanti elementi che oggi sarebbero propriamente
incomprensibili dall'ordine dell'immaginazione contemporanea. E questo è un altro aspetto interessante. Considerate il fatto che la parola latina salus vuol dire salvezza, ma per il discorso contemporaneo la sola salvezza è la salute, cioè la sopravvivenza del proprio corpo biologico. Perfino prima Fabio evocava più o meno apertamente la figura del pontefice, ecco, perfino la Chiesa di Roma si è piegata a questo dispositivo per cui per salvare la vita individuale si possono sospendere le cure dell'anima. C'era un articolo apparso su Vatican News qualche tempo addietro che diceva testualmente: il vaccino ci dà la salvezza. Ora, da un punto di vista teologico, è curioso questo uso disinibito del concetto di salvezza applicato al corpo. Da un punto di vista cristiano, la salvezza non riguarda semplicemente la propria sopravvivenza, ma riguarda la questione dell'anima. Quindi abbinare la parola salvezza al vaccino ci restituisce per un verso naturalmente l'idea generale di una teologia medica, di una teologia medico-scientifica che imperversa, credere nella scienza, una formula religiosa, non scientifica, credere nel vaccino, ma poi anche ci dice come la Chiesa di Roma si sia convertita a questa religione della scienza che peraltro non vuole più saperne della Chiesa e della trascendenza e quindi si è consegnata in qualche modo a una scienza che non vuole saperne della Dell'altro, religione. che Io ne ho credo. parlato nel libro La fine del cristianesimo che proprio mette a tema questo processo di evaporazione del cristianesimo complice la Chiesa di Roma, Certo. naturalmente. Credo che su questo Martina voleva dire No, qualcosa. è molto vero questo, purtroppo, e effettivamente anche tra i cattolici una volta l'obiettivo primario era salvare l'anima, no? Adesso tra i cattolici, tra molti cattolici, l'obiettivo è salvare la pellaccia. E questo cambia completamente. Bisogna dire che anche in ambito ecclesiale c'è chi queste cose, per esempio, che ha detto adesso Diego Fusaro, le ha fatte notare, proprio questo doppio significato anche della parola salute, che cosa comporta aver perso la fede e quindi il senso del sacro, il senso di una vita che viene dopo, il senso di valori che sopravvivono, no? Soltanto che sono voci minoritarie, sono spesso voci intimorite. Parlo anche di vescovi, ci sono sicuramente dei sacerdoti e qui entra in gioco molto la comunicazione, perché invece quella che prevale è la comunicazione che racconta, che schiera la Chiesa in un'altra direzione e molto ben definita. Tra l'altro c'è una cosa da dire su questa ossessione per la salute, che secondo me può fare anche un po', può aiutare le persone a capire quello che ci stanno facendo, quello che stanno facendo all'uomo. Perché io in questo mutuo il titolo di C.S. Lewis, per me quella che è in atto è proprio l'abolizione dell'uomo. Sono partiti con l'abolire la nostra intelligenza e vanno avanti abolendo letteralmente le nostre vite. Quello che sta accadendo e si sta verificando è quella profezia un po' descritta da Ivan Illich quando parlava della iatrogenesi, cioè della società dove la medicina crea i problemi. Allora, pensate che noi stiamo andando verso ormai una vita, una nostra vita, nella quale dobbiamo dimostrare di essere perennemente sani o guariti. Con tutta questo tam-tam che è ripartito, ad esempio, di recente, qualche settimana fa, con l'argomento, col tema degli asintomatici, no? Ma che abbiamo vissuto anche durante la pandemia. Cioè, noi veniamo dati per definizione come malati. Malati a prescindere. Siamo entrati nella società dei pazienti permanenti, che questo fa l'interesse, è chiaro di chi, no? Conviene molto a chi le È medicine. l'evoluzione del concetto del dottor Nock, che lui voleva curare i sani. In realtà, invece di Ma curare i sani, definiamo tutti malati e abbiamo sai risolto il che bel problema, business, no? esattamente, quando curi i sani una volta che gli hai fatto credere che loro Che sono loro sono tutti malati, malati certo. e in questo modo anche un po' li colpevolizzi perché evidentemente se siete malati, beh, Potete perché ammalare non qualcun avete, altro, potete ammalare qualcun altro, siete contagiosi perché si parte dal potenziali. concetto che tutte le malattie siano Ma perché si parte contagiose, dal concetto che l'uomo è un problema capito? Sì, è ed un è problema. quello che sta funzionando molto bene col Forse il Green. problema è proprio chi dice questo. Voglio ricordare che anche Giorgio Gaber, qualche decennio Sì. fa, nella sua canzone Il conformista,
La più bella frase che ha detto è, descrivendo questo conformista che faceva queste cose da conformista, verso la fine del brano, vive e questo già gli basta. Quindi lui aveva già capito tutti questi nostri concetti e li ha riassunti sapientemente in un brano musicale straordinario e con una riga, con un rigo, ha detto tutto.